Salve fratello da Congre, come state? Non state bene? Sì, anch'io. Diciamo, talvolta vivo appunto profondo malessere esistenziale. Poi ultimamente ho visto troppo film sere. Da sere, fra l'altro. Questa notte ho bisogno di rilassarmi con un film leggero, come Granarolo, appunto, piacere. Leggero. Sono un uomo che, a differenza di te, che sai a malapena scrivere e leggere, prendo la vita con pesantezza. Sì, io bevo del latte. Dopodiché andrò a vedere il film Il commissario Logat, Colin Nobev. Un film dannato. Sì, talvolta sono bello e dannato, con voce impostata. Cari miei impostori. Altre volte sono una testa di cazzo, ma ci sta, questa è la vita. E prima imparate come si sta al mondo, e prima non soffrirete, e prima imparate come si sta al mondo, e prima le prenderete. Io ficco tutto quanto nel dietro. Il Deret Anor. Scrive anche dei libri, con tanto di fronte. E retre. Caramere retret. Ricordate. Se pensate di ficcarmelo in quel posto, basta che svolti l'angolo e mi reco a casa vostra. Ratatina e coglioni, una fumatona. È terminata la sigaretta, con tanto di accendino, ci sarà poi il filmetto. Se rido, se piango, c'è sempre un motivo. Ah, questa vita è noiosa. Cosicché io sbuffo. Poi me ne accenderò un'altra. E finita questa, dopo averti spaccato la testa,
Se mi va. Ti spengo del tutto. Completamente. Come si suol dire? A luci spente. A luci spente. Lì non bevi. Ti spezzaccio il capocollo. Gente molto stupida, ignorante, che vuole cambiare me. Non possono cambiarmi, perché io sono Dio. So che per questa affermazione... mi attirerò, come le api sul miele, tante offese. Ma io, in quanto Dio, me ne sbatto platealmente i coglioni. I coglioni! Che siete voi. E tu, impiegatino di banche. Che tu eri mosche. Azzardati un'altra volta a violare la mia personalità. Il mio modo d'essere, di concepire la vita. Che può anche disgustarti. Ma ribadisco. È mio. E tu... voi non lo ledi, non lo ledete più. Voi non potete capire. Voi siete gli idioti conformisti che si sono adattati, gioco forza, al piacere effimero della carne, alle ribalde sconcezze, agguerrite, in vanaglorie, frivole, abdicaste, sin dalla nascita. Avvicino la videocamera, sorrido, stringo e digrigno i denti, ti porgo un occhiolino. E t'offro una caraffa di vino, no, di vina. Io sono questo. Se ben accetto, non ti decollo con l'accetta. Se non mi accetterete, i vostri uccelli verranno, non tanto, sminuzzati con tanto d'acido forse acetone. Chi credo di essere? Quello che sono. Quello che voi non siete. Perché vi camuffate dietro le maschere, celate il caldo che non sentite, dunque gelidi, giudicate. Io sono questo. Congenito, appunto, a gelarvi. Rabbrividite pure nelle ossa.
Ce l'ho. E non abbraccerò. Questo che cos'è? Un tic? No, aspirare. Fumare questa vita, poi recarsi in bagno, sedersi, evacuare e dopo una bella liberatoria cagata, considerarvi ancora delle merde. Perché nessuno si può mettere contro di me. Io, in quanto Dio, ho deciso così, a suffragio universale. Sono il superuomo, quindi i miei poveri cristi, queste sono le mie condizioni. So usare i congiuntivi e tu impara la condizionale. Hai scherzato con la persona sbagliata. Quando te ne accorgesti? Hai scherzato con la persona sbagliata. Quando te ne accorgesti? Troppo tardi. E allora adesso non implorare scusa. Perché blindato t'ho in casa. E dopo che incassai, adesso tu le riceverai. Dovevi accettarlo? No, dovevi aspettartelo. Che è una cosa diversa, in quanto io sono diverso da voi, dalla bassa logorroica. E appunto, come dico io, cioè Dio, da diarrea. Sì, mi provocate la nausea. Vannuso. E non più? Sto zitto? E dinanzi ai vostri ricatti annuisco. Non capisco? Capirete molto presto. Lezione numero uno: non disturbare mai il prossimo, soprattutto non dategli del disturbato, perché potrebbe appunto turbarvi e scattare inaspettatamente come una molla elastica turbinoso. Questa è la mia faccia. Ti turba, appunto. Hai commesso un errore imperdonabile. Non calcolasti le conseguenze che invece pagherai.
Sono un lupo cattivo. Soltanto se qualcuno mi fa arrabbiare. Contro quel qualcuno divento spietato. Non e lo guardo in faccia e il suo braccio presto sarà, dunque è, attimo di tempo impercettibile, slogato. E adesso, dopo questa mia esternazione, non so se gradita o meno, meno e come, meno, sono negativo? Sì, meglio delle malattie venere, o quanto d'amplessi vi venerate, dagli esiti positivi. Il braccio tuo fu, perché già l'ho slogato. Passiamo appunto al divertente commissario Loghetto. Ricordate, i gatti hanno i baffi, anche sette vite, e donna baffuta sempre piaciuta. A me è sempre andato a genio Lino Banfi, un uomo che se la ride sotto i risposta sbagliata, sotto, quindi al di sopra. La carota, e ti rompe la carotide. Come leggeremo? Uno che non va tanto leggero per il sottile, come si suol dire. Ora invece un'altra di queste qua. Mi si avvicina una donna, una tonna, sapete, di queste tipe molto, come dico io, tu mi stufi, mi provoca, aspettandosi una smorfia a lei piegata di doppio senso. Io bellamente la rifiuto, perché già fiutai la zoccola. E lei dinanzi al mio rifiuto replicò in modo altrettanto provocatorio, provocante, un cosa, signore? Lei è una bagascia e io non le entrerò fra le cosce. La terza qual è? La strada davanti a te. Recensione del commissario Loghet. L'affare si complica. La pistola si allunga, ma Loghet è una belva.
qui a Favignana. Fate cazzo vostro. Si ha uno strano senso della morale e una strana morale dei sensi. Dunque dei segni, delle insinuazioni, degli intrighi, dei depistaggi, degli scenari inventati, del Vaticano e del Papa, con l'alibi di Lanzichenecchi, di Andreotti, più gobbo della solita italietta di Maffiette, o Favignana, isola di Bagnini, non Benigni. Anche se un po' papocchio. Amatori, animatori, con il sangue alla testa, un craxi nel finale caricaturale su Thatcher di ferro ad aspirapolvere come canna, format televisivo da attentato. Un'avventura tragicomica come la valigia piena di rabbia, per dirla alla Natale Lino Banff, all'anagrafe Pasquale, sempre infelice, ruspante e verace di meridionalità. Questo è un nordista con le mosce di meridionalità, al dente raffinato come un Michele sciangato fra equivoci e un piede equino, vitra gusa trapiantata da Trapani, d'accento torinese su Icu, terroni russe. Il film si basa sul carisma pugnece pugliese, orecchietto con cima del rap, del Dutlelino, commediante che massaggia la sua cap con ira da noce di capocollo celeberrima. Qui la vittima non è morta ammazzata, è Vilma Cerulli, la russinova Isabella, proprio tinta di rosso versione Milva, sgamba di cosce su figa intravista nel bazooka dell'armatore, mentre Banfi è incasinamento fra scimuniti rimbambiti con violine stradivari, un alberghetto bruciante fiamme peccaminose di tre donne da Mario Puzo, l'autore del Padrino, forse Puzzole, sì, ma tanto affettuose, di Zucchero Calienti e un Ferrino nella parte di Gridelli, Watson d'un elementare di Norisi e efficace, le musichette leggere e rinfrescanti dai anni 80. Una zebra pua. Ecco che allietano l'operetta, scaldano la prevedibilità ambient del sud brullo con carote della Madonna per ingrediente one man show in bel filmanesco eppure deduttivo quanto un idiota. Dino Risi dirige e sceneggia le scenette con Enrico Vanzina di Penna. Poteva essere un grande film, diciamocelo apertamente. Le eccezioni alla grana grossa si salvano grazie alla classe, che non è acqua, comunque unica, d'un Banvi appunto strepitoso, che sorregge la baracca rocambolesca, la puttanette fra Bacconi con la sua verve mimica. Si catapulta in una storiella più piccola e grande di lui, regge la pancia del spettatore da istrione abbronzante, con stronzate memorabili. Un film che nonostante il suo nulla, tra virgolette, lo sa che lei mi intriga. Intriga, per dirla alla Maurizio Micheli. Vado ora a sciacquarmi le spalle, le palle, anzi la pelle. Sono bambianesco.